Prova a immaginare di entrare in un sogno in cui tutto ciò che succede è per il tuo meglio. Bene, da un punto di vista più alto, la tua vita è questo sogno. Devi solo imparare a fidarti un po' di più ogni giorno. Ciao, ben ritrovati per questa nuova puntata del podcast Lezioni di fiducia, che sto registrando in una giornata letteralmente di tormenta. Qui sui colli sopra Assisi sembra che il vento voglia scuotere via l'estate, che ancora è rimasta appesa sugli alberi, tutto in una mattina. E passeggiando prima mi sono immaginata la paura delle piante, la paura degli animali. Sembra che oggi infatti tutto si stia ritirando al centro, che stia cercando un luogo sicuro dove passare l'inverno e dove attraversare i momenti difficili di intemperia. Proprio sulla sicurezza volevo incentrare la puntata di oggi. È un tema che ci riguarda tutti perché se riprendiamo la spiegazione delle nostre origini, data dalle filosofie orientali, dal mondo dello yoga, noi siamo buttati qui nel mondo, dopo essere stati scintille, fuse completamente nella luce della coscienza, nella luce divina, nella, luce dello spirito, e arriviamo qui, nell'ignoto. Non abbiamo ricordo delle nostre precedenti vite. E all'inizio quindi siamo completamente indifesi. Il nostro primo approdo di sicurezza è la nostra madre, la vicinanza con la sua pelle, poi tutta la famiglia in cui cresciamo, se ci è andata bene, rappresenterà il luogo in cui sentiamo che non ci può succedere niente di male, il luogo sicuro, fuori però c'è tutto il resto del mondo. E crescendo un po' alla volta nelle relazioni che costruiamo, nel servizio che faremo con il nostro lavoro nel mondo, allarghiamo il confine del mondo noto, del mondo in cui ci muoviamo più o meno senza sentirci troppo minacciati, però poi chissà. Di certo, se non riusciamo a costruire un senso di sicurezza, quello che sarà la conseguenza è un sentimento di allerta continua che non ci permette di rilassarci mai. Quindi ci porterà a una difensiva, a una sensazione di doverci proteggere che agisce come una diga che ci separa e che non ci permette di essere completamente partecipi delle esperienze che attraversiamo. Questo infatti sviluppa un senso di controllo. E il controllo condiziona tutta la nostra vita, porta tensione, porta stress, porta un eccessivo sforzo nel fare le cose. Prendiamo anche questo tempo in cui stiamo vivendo, no? Se noi non abbiamo un approdo sicuro, che non è semplicemente l'abitare lontano da dove accadono le cose cruente, sicuramente stiamo vivendo un senso di instabilità, perché abbiamo avuto la pandemia, poi è seguita la guerra, ora la violenza incredibile ancora tra palestinesi e Israele e conseguenze di tutti questi anni incerti sono anche il salire del costo della vita, per molti l'insicurezza lavorativa e poi da sempre in questa epoca per noi la mancanza di un tempo di qualità, cioè l'essere costantemente talmente trascinati nelle impellenze, nelle richieste che ogni giorno riceviamo, dal non poter far altro che in qualche modo reagire istintualmente per dare delle risposte temporanee alle richieste profonde di sicurezza, di rassicurazione che riceviamo. Ecco, questo tempo, proprio questo modo di vivere la vita, a cui siamo stati chiamati o come abbiamo trovato il mondo, il fatto di dover essere rapidi, spesso soltanto epidermici nelle nostre azioni, di dover cambiare continuamente, di dover
avere sempre delle cose importanti da fare più che non la riflessione, più che non trovare delle fondamenta che non siano dipendenti dal movimento esterno, dalle circostanze esterne. Sono tutti soldatini che fanno segnare dei grandi punti a Maya, l'illusione. Maya in sanscrito significa ciò che non è, e spiritualmente è proprio la forza che si contrappone a ciò che è, cioè la verità. Maya è anche la forza che ci trattiene qui e senza la quale non esisterebbe il mondo manifesto. Cioè, pensiamo a noi stessi ancora come quelle scintille della luce originaria. Man mano che questa luce si allontana dalla sua sorgente e viene attratta dai desideri, dagli attaccamenti, dalle ricerche di sicurezza esterne, questo porta la manifestazione di ciò che era immateriale nel mondo della materia, nel mondo fisico. E per tenerci qui, Maya quindi deve intrattenerci, deve crearci, deve riempirci le agende, deve crearci sempre qualche cosa che non ci faccia pensare invece alle strategie per ritornare a casa, quali sono invece le vere ragioni per cui siamo qui. La forza che si contrappone a questa, quella che invece ci vuole riportare a casa, non è altro che l'amore. Quindi l'amore è la forza che ci riporta nell'unità, nell'unione, mentre Maya è la forza che ci porta nella separazione, nella paura, e che vive, si nutre di questa separazione, di questa paura. L'amore invece ci porta ad essere centrati, stabili, a vedere ciò che unisce le cose, quindi per esempio non porta sicuramente alle guerre, e lì ci sono delle fondamenta che non ci rendono dipendenti quindi dalle circostanze esterne, che non ci fanno svolazzare in giro. È facile fare il passaggio dal cercare un'ancora in cui tenerci in una casa solida, in una relazione solida, in un lavoro che pensiamo sicuro, e invece sapere che tutte queste cose non sono nelle nostre mani e che la sicurezza va cercata dentro di noi, va cercata in un piano più alto, non è facile. Però a volte il dolore ci obbliga a fare il cammino di ritorno. E qualche anno fa, nel libro Esercizi d'amore, che era uscito proprio durante la pandemia, il libro che è seguito ad Esercizi di felicità, anche questi sempre per Ananda Edizioni come lezioni di fiducia, avevo raccolto vari esercizi, varie trascrizioni un po' del mio diario interiore, il mio diario spirituale, e uno di questi esercizi era dedicato proprio alla sicurezza, in questo caso applicato al tema delle relazioni. Ve lo leggo. Mi preghi di non aver paura, di non chiederti di rassicurarmi, di non farlo io con te, di non darti appuntamento e di non chiedertelo. Eppure la sera ci troviamo sempre allo stesso posto, alla stessa ora, a stupirci che sia successo ancora. Mi dici che devo imparare ogni mattino un amore fresco di giornata, che non sia un appendiabiti a cui attaccare la mia pena, che faccia di ogni istante un'alba, senza fermare i passi che verranno, ogni possibile passo, anche quelli in cui potremmo perderci, andare lontano. All'inizio non capivo, ti pregavo di non aggiungere male al male che avevo già nel cuore. Ora comincio a farlo. So che si tratta di guardare in faccia la vita, di fidarsi. Si tratta anche di fare di ogni respiro un momento di verità. Una sola cosa mi hai promesso, che mi avresti insegnato a riposare. Mi chiedevo perché queste parole. Ora so che l'amore alto è in realtà il riposo più vero, e tutto il tenersi, l'aggrapparsi, l'appoggiarsi paiono dare requie, ma sono solo la radice del dolore a venire. Così,
da quando non ho più paura di perderti, ho iniziato a dormire. E se un giorno non ci dovessimo trovare, se una sera arrivassi ancora al solito posto e tu non ci fossi, non sarebbe più la fine. Saprei che sei felice dove sei. Imparerei ad esserlo anch'io. Ecco, questo un po' è il racconto del tentativo di aprire queste mani tese, queste mani che cercano una promessa, che cercano un contratto di sicurezza, qualsiasi sia il campo della nostra vita, e sapere che qui niente è uguale per sempre e che il nostro albero maestro, quello veramente sicuro, va cercato da un'altra parte. E che per poterlo intravedere dobbiamo vivere da un punto di vista più alto, quindi rendere sempre più stabile, più sicuro il nostro osservatore interiore, quello che vede anche che il fine della vita non è la vita stessa. Cioè, se il fine della vita fosse davvero mettersi al sicuro, se il fine della vita fosse trovare un punto nel quale non posso più essere portato nella sofferenza, questo sarebbe davvero una condanna, perché sappiamo che tutto quello che è soggetto al tempo, anche tra un giorno non è uguale, figurarsi tra 20 anni, tra 30 anni. Ma la buona notizia è che non siamo qui per questo. Che la vita nel suo trasformarsi è proprio l'acqua che vuole levigare la nostra pietra affinché noi sempre più sviluppiamo la nostra sicurezza dentro di noi, cioè che ci rendiamo conto che è inutile trattenere, aggrapparci, ma lasciar scorrere, accettare ogni cosa è l'unica sicurezza. Cioè essere disposti a guardare negli occhi tutto quello che siamo venuti a vivere. È solo nel momento in cui ci spaventiamo, nel momento in cui rifiutiamo, che questo strapparci via continuamente dai nostri porti, da parte della vita, può smettere di procurarci sofferenza. E quindi la più vera sicurezza è sapere che non c'è nessuna sicurezza qua fuori, ma dentro, in un piano più alto, lì sei inamovibile, lì sei veramente sei proprio, hai delle radici che nessuna trasformazione potrà mai sradicare, potrà mai portare via. E mi direte, una bellissima teoria, ma praticamente come la traduco nella mia vita? Se invece ho paura, se invece vorrei essere sicuro delle cose che ho costruito nella mia vita? Abbiamo detto che l'insicurezza provoca molto sforzo e lo sforzo ci porta lontani dalla verità, ci porta al tradimento continuo, al tradimento verso noi stessi, verso il nostro corpo, anche quando stiamo praticando yoga, ci porta al tradimento della verità, quando piuttosto che la verità vogliamo che le cose restino così come ci fanno comodo. E invece l'alternativa a questo senso di sforzo è praticare la gentilezza come ambasciatrice di quella forza dell'amore che ci riporta a casa. Essere gentile verso di te, essere gentile verso il tuo corpo, perché questa morbidezza non è semplicemente una qualità etica. Questa morbidezza è proprio la rotaia in cui noi possiamo ricevere l'incontro con questa parte nostra eterna, con questa nostra parte che è sempre al sicuro. Per farlo bisogna allentare, bisogna smettere di tenere i denti stretti. Quindi la gentilezza verso i gesti che facciamo nel mondo, gentilezza verso gli altri. Tutto
Tutte queste qualità divine ci portano infatti in quel punto di osservazione da cui riusciamo a vivere la vita, essere nel mondo, ma non essere del mondo, come disse Gesù. Questo spazio morbido crea il sostegno affinché scorra in noi e possiamo percepire un'energia che ci collega al mondo più alto. Praticare la gentilezza quindi è una cosa che possiamo fare da questo momento, dalla prima cosa che facciamo appena abbiamo terminato di ascoltare questo podcast, e la possiamo naturalmente esercitare. Uno dei luoghi di esercizio della gentilezza è il respiro. Il respiro è un gesto che noi facciamo involontariamente, ma è un miracolo. Che diventa una cartina di tornasole della nostra mente. La nostra mente agitata, il nostro pensiero agitato, la nostra mente a tensione, il nostro respiro si tende. Allora, cosa possiamo fare? Dobbiamo cercare veramente di osservare la fluidità, la naturalezza del nostro respiro e sentire come questo appoggi gentilezza nel nostro corpo. Questa è la prima pratica che possiamo fare tutte le mattine, tutti i risvegli. Quindi possiamo cercare di sviluppare sempre di più il nostro luogo di stabilità interiore e lo possiamo fare lavorando proprio nei centri di energia dove la sicurezza risiede, e in particolare il punto di incontro, il diaframma in cui la partita tra Maya e la verità e l'amore trova la linea di centrocampo, è la nostra radice della spina dorsale, che corrisponde anche al primo chakra, Muladhara chakra. Vuol dire che se da questo centro l'energia fuoriesce, noi avremo o rigidità o avremo un senso di debolezza. Se invece la facciamo rientrare all'interno in alto, noi avremo un senso proprio di sostegno della nostra energia nella nostra colonna. Questo senso di centratura, di stabilità interiore sarà la guida per ogni nostra azione. Ecco quindi che ci sono degli asana speciali per andare a armonizzare questo centro, e lo yoga quindi serve per armonizzare, per sempre di più portarci in questa sicurezza più alta. Possiamo lavorare con le tecniche di pranayama, possiamo lavorare con le affermazioni che ci ricordano sempre che noi non siamo soltanto questo essere, questo neonato gettato nel mondo, ma che siamo esseri eterni. Ovviamente la meditazione è proprio la tecnica scientifica per guadagnare questo punto di osservazione stabile dentro di noi. Però sviluppa questo senso di condivisione di un punto di vista diverso con i tuoi amici, fai della tua scelta di vita davvero la tua vita, perché ci sono luoghi in cui Maya è talmente agitata che è inutile cercare di sfidarli. Non entrare neanche in discussione quando qualcuno ti porta nella reattività. È inutile spiegargli la pace. Lo diceva anche Yogananda, che oltre un certo livello di condivisione di ideali è inutile spiegare il nostro punto di vista. Lì possiamo soltanto stare con la nostra luce interiore o collegarci con un maestro e chiedere quindi di agire attraverso di noi, di emettere lui delle vibrazioni che stabilizzino l'energia che circola. Questo potrebbe valere anche, ritornando alla nostra epoca, alla nostra posizione. Cosa possiamo fare in questo momento? Cosa possiamo fare per questa grande aggressività, bellicosità che ha il suo precipitato nelle guerre, ma che si vede tutti i giorni?
come chi non si occupa del proprio mondo interiore trasformi tutta l'insoddisfazione e l'insicurezza in rabbia quando può esercitarla contro qualcuno. Allora vi racconto l'esperienza invece che ebbe Buddha, che venne tenuto per tanto tempo dal suo padre in una reggia, in un luogo sicuro, proprio perché gli era stato predetto che se suo figlio poteva diventare un grande maestro spirituale oppure un grande re, e lui voleva che diventasse un grande re. Ma nel momento in cui ebbe l'età per uscire nel mondo e vide la morte, la malattia, vide la vecchiaia, non combatté, non si buttò nella reattività o nel rifiuto, ma meditò fino all'illuminazione, e la sua illuminazione fece miracoli in un raggio di distanza enorme, perché il bene che coltivi in te stesso, la sicurezza che coltivi in te stesso, eleva la coscienza universale. Quindi questo è il meglio che possiamo fare. Allora concludo, ho letto prima un esercizio umano che ho scritto, concludo leggendo La sicurezza da affermazioni per l'autoguarigione di Swami Kriyananda. Raccoglie anche questo dei branetti su alcuni stati d'animo universali e si lega un'affermazione, una preghiera. L'uomo lotta tutta la vita per accumulare tesori, per assicurare le sue proprietà contro eventuali perdite e la sua salute contro le devastazioni della malattia. Ripone la sua fede nei rimedi esteriori. E non vede che avere questo tipo di fede è come chiedere a un'onda di non muoversi. La sicurezza è solo di colui la cui fede riposa nel divino. Coniuga questa parola naturalmente come è giusto per te. Il più pratico degli uomini è colui che offre la sua vita a Dio, pregando: la mia salvezza è responsabilità tua, Signore. Questo non significa che non dovremmo essere coscienziosi. Tuttavia, dopo aver fatto del nostro meglio, dovremo lasciare le preoccupazioni a Dio. Yogananda diceva: se ti rubano la macchina perché non l'hai chiusa, non puoi prendertela con Dio. Devi chiudere la macchina, devi fare la tua parte. Però poi, una volta che tu hai fatto la tua parte, l'altra parte, la parte di maggioranza, aspetta a una cosa che non è nelle tue mani. Affidati. Ecco, questa era la puntata di oggi. Se ti è piaciuta, me lo fai sapere, puoi condividerla con i tuoi amici e naturalmente sono sempre benvenute le vostre domande e le vostre esperienze.